con Vittorio Andreoni, direttore generale dell'AMR, per parlare di questo inizio di stagione vostro, le squadre di promozione, la squadra juniores. Allora Vittorio, come state andando, come le prime impressioni dei due gruppi? Dunque, siamo partiti sia con la juniores che con la prima squadra. Domenica passata abbiamo giocato a Montemurlo con la prima squadra e abbiamo perso 2-1 nel finale, però abbiamo ben giocato, ho visto che la squadra ha risposto bene al mister Fracassi, siamo contenti. È chiaro che il campionato è lungo e le partite di Coppa fanno in modo e maniera di mettersi in forma poi per il campionato. Ci è dispiaciuto un po' perdere all'ultimo secondo 2-1 perché avevamo in pugno il risultato del pareggio, però va bene, andiamo avanti così. Per quanto riguarda la juniores, siamo contenti con Lucio Giovacchini che ha allestito una buona juniores. Abbiamo Dianda Stefano allenatore, preparatissimo. Vi siete qualificati ai quarti di finale del settembre lucchese? Siamo qualificati ai quarti di finale, vediamo poi il giorno 17 se dovrebbe giocare e vediamo un po' chi ci tocca, ma insomma tanto è importante andare avanti, allenarsi bene, poi che conta poi è il campionato. Senti, le due squadre sono state presentate l'altra sera allo storico bar Gemignani all'Ambre, no? È stata una bella presentazione, sì, raccontacela un po'. Siamo stati contenti, abbiamo fatto una bella presentazione lì al bar Gemignani, anzi li ringrazio pubblicamente perché tutti gli anni ci ospitano e ci fanno star bene, offrono da bere e da mangiare a tutti i giocatori e dirigenti e le devo ringraziare di cuore. Per quanto riguarda poi quel giorno lì abbiamo fatto anche la presentazione della maglia dove giochiamo con lo sponsor Gerosa, uno sponsor di Segrumigno che un sponsor nuovo, ci dà una mano e sulle maglie, quello siamo contenti. Un Lambri che si rinnova, no? Si prova a rinnovarsi piano piano e vediamo quello che salta fuori. È chiaro che l'annata è lunga, ma insomma qualche innesto buono l'abbiamo fatto e siamo fiduciosi. Senti, parliamo della prima squadra. Allora, siete stati un po' alla ribalta, un po' no, anche giornalistica, per l'arrivo di Marino Taddeucci, che sicuramente è un giocatore che in promozione, nonostante insomma la non più giovanissima età, però è un giocatore importante. Ecco, quali sono gli obiettivi in questo girone della promozione? Intanto siamo molto contenti di averlo con noi perché erano anni che si cercava una punta di ruolo forte, secondo noi per la categoria Marino Taddeucci è un giocatore forte. E poi sai, è un girone un po' duro perché sono venute giù la Larcianese, poi la Sestese, si sono rinforzati in tanti, il Lamporecchio, Pietrasanta. Cioè le potrei di tutte. Belle piazze. Sono belle piazze. Il Jolly che ci ha giocato il Montemurlo. Giusto, il Jolly Montemurlo. Mm. Insomma, sono tutte... Pontremolese anche si parla. Pontremolese. Ma a fine che le dico tutte. Sicché è un campionato durissimo e dove la differenza la fa la voglia e la volontà di voler poi vincere le partite. Noi contiamo molto sia sul gruppo che sul nostro mister Stefano Fracassi. Storico anche lui, ormai. Però insomma è quello che ci vuole. Ha sempre grandi stimoli lui. Sì, sempre. Se si vedesse l'allenamento, io lo vedo sempre tutte le volte, è una cosa incredibile, è da carica e verba a tutti. Senti, ecco, invece della juniores mi hai detto che insomma ci sono diversi ragazzi nuovi, 2001 che sono arrivati, sì. Un po' la politica è questa, no? Cercare di pescare anche ragazzi da poi portare in prima squadra. No, ma quello è l'obiettivo, è sempre quello il nostro. Allora, quest'anno abbiamo il 2001 che abbiamo preso dei ragazzini anche dal TAU e da altre squadre qui della zona, però il nostro obiettivo è sempre portare più che si può giocatori giovani nella prima squadra. Quindi Vittorio, in bocca al lupo per la nuova stagione, vi seguiremo. Crepi il lupo e grazie Gino perché sarete sempre molto gentili.